Torniamo a parlare della campagna elettorale per le regionali con Davide Maggiore. Vediamo quali sono le richieste del mondo cooperativo a tutti i candidati. I valori della cooperazione come bussola per confrontarsi già nei prossimi giorni con tutti i candidati e lavorare con i futuri vertici della regione. Si avvicina il voto del 26 gennaio e l'Alleanza delle Cooperative dell'Emilia-Romagna presenta le proprie proposte. Innanzitutto, dare continuità al confronto tra istituzioni e categorie produttive che ha permesso di affrontare la crisi economica. Crediamo sia stato un modello che ha dato buoni frutti e crediamo vada proseguito su questa strada il lavoro che verrà da parte dell'amministrazione che uscirà vincente dalle prossime elezioni. Nessuna indicazione di voto, ma un dossier in 17 punti, dal territorio alle infrastrutture, all'economia e al lavoro, con stabilità e salari in primo piano, e poi sociale e welfare, con la richiesta di concentrarsi in particolare Sull'esigenza di una lettura dei cambiamenti che sono in atto nella società. Pensiamo alla longevità, quindi alla qualità dei servizi che devono essere attivati. Fondamentale anche il rapporto con le istituzioni europee, soprattutto per la definizione delle politiche agricole dei prossimi anni. Ci interessa un percorso quantitativo, ma anche un percorso fortemente qualitativo che valorizzi tutto il tema della produzione locale e territoriale che la cooperazione sa trasformare e molto spesso anche esportare su altri mercati.